Infatti io ti faccio la stessa domanda che ho fatto a lei. Sì, nel senso, ecco, che cosa ti ha colpito in questa fantastica poetessa che adesso stiamo per presentare? La sua intelligenza luminosa, luminosissima. È una poetessa, ma non solo, una scrittrice, una filosofa. È Vittoria Subiaco. Ragazzi, che conoscono da una ventina d'anni e che è eccezionale, con cui ho vissuto tante cose belle, ma l'incontro con lei è un incontro di creatività intellettuale molto profondo, per cui ci diciamo delle cose che veramente ci fanno crescere, Ah, io bella cosa bene oggi, oggi siamo andati al mare. Si vede. Tra l'altro ho scelto una cosa, Vittoria è anche una grande donna spettacolo. No, c'è una grande donna spettacolo. Perché molte volte i poeti sono i peggiori nemici di quello che scrivono. Perché qui Marcella mi aiuta. No? Il chakra della gola è bloccato, perché magari funziona quello del cuore, ma non funziona quello della mente. Il chakra è una grande chakra aperto. Tutti aperti. Grazie, siete veramente preziosi per me, per sentirmi. Dopo no, io non ti conoscevo, avevo una pessima reputazione. Finalmente qualcuno dice la verità. Bruno che non si vede mai. Non ti ricordo, ci abbiamo sentito, io sono sicura che io conoscevo questo signore e avrò la mia impressione personale a incontrarlo. Ti ringrazio perché stai aiutando tantissimo a tutte noi a incontrarci, a infettare ogni ricchezza che ognuna di noi cova dentro di sé. È una vocazione. Questo lo dedico proprio, questo poema dedico un momento così difficile che viviamo in questo momento nelle guerre. Io pratico una dottrina che è la filosofia della vita e mi dà tantissima impressione quello che si chiama guerra. Anche se ho un poema Pace, che è molto potente, se lo lascio alla biblioteca come regalo, per inquadrarlo, per collocarlo dove volete, però io voglio raccontare questa emozione che sento, che si chiama precipito. Precipito. Il dolore mi precipita e è più forte di me. Cado lentamente nel mio inferno del dolore e apro lassù, qui dentro di me, nella mia mente, il paracadute della mia vita. In un istante si illumina tutto. Vedo le mamme che corrono con i bambini in braccio, sotto le bombe che cadono in Siria, Libano, Iran, Pakistan e adesso pure Ucraina. Lampi di terrore, di morte. Vedo i volti dei giovani che piangono sotto le macerie. Vedo gli occhi di chi non ha cibo da mangiare. Allora emergo istantaneamente e accendo il mio cuore, tutta la mia vita, il coraggio di superare il mio dolore e offrire il mio tempo umano ad illuminare l'inferno del dolore degli altri. Però c'è anche l'amore, certo. C'è la guerra, che la guerra del dolore, però anche l'amore, la gioia, la gioia, la gioia di amare, la gioia di amare e il dolore di perdere l'amore. Ci sono due cose contrastanti invece nella nostra cara Elisabetta ha parlato, no? Anche di questa ultima poesia, che si sentiva proprio molta distanza di quella persona amata, sempre occupata, mai pensando a quanto lo amava questa donna. Invece questo è un amore che decade. Amori che decadono,
amori che regalano come cioccolato sciolto in pieno stato, come nebbia spesa che occlude gli sguardi in pieno inverno, amore che opacano la vita come fumo negli occhi, tristi, sconsolati, amore che cadono, cadono senza spazio-tempo, senza un vero perché, negando la propria esistenza. Amore che cadono, decadono senza tempo per dare spazi nuovi a quello che nascono. Freschi e appassionati, amori che cadono come cenere al vento, si spargono, però, alimenti incessanti nel fluire eterno tra gli amori passati e i nuovi arrivati. Insomma, anche tu so che il quadro è una storia di dolore, di malattia. Dimmi. Sì. Ah, grazie. Quindi io voglio raccontarti. Vincerà una mamma. No, penso che non ti mangiano più. Però comunque quasi ti mangiano, devi comprare l'ammoniaca. Ah, tu ammoniaca? Sì. Sì. E tu hai cominciato a scrivere per una storia di dolore o era già nella tua infanzia, la poesia? Io sono una poetessa. Una ragazza che è nata ad una mamma già stessa, e quindi le mie prime poesie erano dei miei amori che talano come l'aria, dicevo io, no? Perché in realtà quando sei molto giovane, molto piccola, sei una teenager, 12-13 anni, ti guardano le gambe, gli uomini dicono che bello, no? E tu ti vergogni, ti copri, non vuoi, o se no che non so, qualcuno ti accarezza, tu dici che ti ferisce in realtà perché ti educano in un modo sbagliato. Quindi la sofferenza, no? I miei primi poemi parlano di questo, della mia sofferenza di incontrare quest'altro, magari lo amavo, sentivo l'amore, lo sentivo quello che il calore delle mie carezze, dei miei baci, e lo vivevo con sofferenza. E allora la poesia era catarsi per me, per mia epoca. Perché oggi vediamo che non è più così, è totalmente diverso. Quindi che questa tanto sia nella mia vita di poesie. Poi nel tempo ho scritto una storia molto bella che vinse all'università un premio, si chiamava La Dios del País Celeste, che è la perdita della virginità. E quindi è un bellissimo, io che vinse un premio all'università, perché certo tutte le ragazze, 18 anni, si sono identificati, lo votarono, e io lasciai di scrivere perché fu il matrimonio, i figli, ho fatto i figli, e il tempo della poesia mi rinacque quando mi sono separata dal marito, quando avevo nei profondi elementi della vita. Ho ricordato che avevo una collezione di quantità di poesie che ancora ho da editare, da rivalutare. Il cioccolato. Senti, infatti ti voglio chiedere proprio questo, che è la stessa domanda che poi ho fatto anche a Veronica tempo fa. La lingua della mamma, la tua era spagnola, no? Sì. La lingua acquisita. Tu sai che io ho scritto, sì, la lingua spagnola la scrisse parecchie poesie, insomma, in spagnolo, molte delle mie poesie, ma proprio le ho tradotte, le migliori poesie, in italiano, delle cose belle. Mi incuriosisce questo, se insomma c'è un linguaggio poetico. Il linguaggio poetico spagnolo. Se tu scrivi in un modo classicamente letterario e anche in un livello elevato.
Grazie.